Non ho altre domande, grazie Presidente. Sì, grazie. Allora, le parti civili. Grazie Presidente, Avvocato Repici. Buongiorno signor Galatolo. Buongiorno Avvocato. Signor Galatolo, lei ha conosciuto mai un tale Giuseppe Lucchese? Giuseppe Lucchese, se quello che conosco io era una detto Lucchesia giù. Esatto. E all'epoca che l'ho conosciuto io, c'era il capomandamento dei Ciaculli, c'è tutto, sì. Ma era un altro amico di mio padre che veniva spesso a casa mia, quindi, assieme agli altri operazioni d'onore. Ecco, molto amico di Nino Madonia, pure. E in che periodo lei... Dall'82 in poi, fino al suo arresto, che è stato arrestato, se non mi sbaglio, dall'89-90 a Pallavicino, via Trapani, una cosa del genere. Quindi fino al momento... l'ho vissuto pure io, quindi... un fratello maggiore per me, perché era sempre, mi portava sempre a regalare a casa mia, stava sempre con mio padre, con Nino Madonia. Ho capito. Spesso veniva, prima dell'85 veniva con Giuseppe detto Scarpuzzeggio, Giuseppe Greco detto Scarpuzzeggio, era il gruppo di fuoco assieme a Salvatore Cucuzza. Questo. Ho capito. Lei ha detto che era molto legato a Nino Madonia. Li ha mai visti insieme? Sempre. E ha mai visto Giuseppe Lucchese insieme a Salvo Madonia? Sì, se non mi sbaglio hanno fatto anche un omicidio, a parte quel periodo c'era l'omicidio Zanca, è un omicidio di un ladrunco di Borgata che è stato ucciso nella mia zona, ma spesso Salvo Madonia con Giuseppe Lucchese pure li ho visti. Bene, ora io le chiedo una cosa precisa. Lei ha mai saputo se Madonia avevano un immobile nella zona di Carini? Guardi, io le posso dire che immobili ne avevano tantissimi. Sinceramente di Carini non mi ricordo, ma però non lo escludo perché avevano anche Villa Scopello, vicino all'Addaura, avevano una della villa all'Addaura. Non mancavano le proprietà. Lei ha mai conosciuto Francesco di Trapani? Il padre di Nicola di Trapani, sì. Ha mai saputo se Francesco e Nicola di Trapani avevano un immobile nella zona di Carini? Sì, sia di Carini che... No, allora, loro sì, perché loro abitano spesso a Cinisi. Ah. E lei sa se quell'immobile era utilizzato anche dai Madonia? Sì, perché se no erano pure solo cugini, erano già nella parentela. Ho capito. Senta, lei ha mai saputo di interessi di Gaetano Scotto in attività di ristoranti? Sì. Può riferire alla Corte tutto quello che sa in relazione alla gestione da parte di Scotto di questi locali? Sì, dove c'è all'Aranella, nella zona Aranella, dove si va a mare, c'è la Pumicia, ci dicono la Pumicia, proprio ai confini del mare, arrivato là. Lui aveva aperto un ristorante che all'epoca ha fatto scalpore, era bello perché dentro una barca ci metteva tutto il pesce e lo usava la maggior parte, naturalmente, periodo da aprile a settembre, all'estate. Poi aveva questo ristorante, poi aveva, negli anni 80, 80, dopo l'83, 84, così, aveva aperto un bar sempre all'Arenella, sempre a mare, proprio di fronte alla spiaggia. Questo era un bar. Poi aveva aperto in società con altre persone, si occupava di giubbotti, pelle, cose che faceva mettere delle persone davanti, ma era lui il proprietario. Ho capito. Ma è stato sempre, a volte si metteva anche a cucinare lui in questo ristorante a mare. Lei ha mai saputo di incontri organizzati in ristoranti, diciamo, nella disponibilità di Gaetano Scotto?
su questa ristorante si vedeva che c'erano, cioè lui anche in un ristorante all'Aranella, c'era un ristorante di Giovanni, non mi ricordo, e spesso ci andava Vito Lo Forte, che era Nini Fidanzati, questi ristoranti della Borgata, ci andava, si vedevano spesso con lui. Ha mai saputo di incontri fra esponenti mafiosi del mandamento di Resuttana e esponenti di forze di polizia, servizi segreti e massoneria? E io quello che vi posso confermare, vi confermo quelli che venivano dentro il vicolo Pepitone, che il mandamento è la famiglia Gavatolo, ma il mandamento è Resuttana. Sì. E tra cui Nino Madonia, già le ho dette. No, no, ma la mia domanda era in riferimento a ciò di cui parlavamo prima, cioè lei ha mai saputo di riunioni, di incontri organizzati in ristoranti? Non, guardi, questi qua sinceramente non me lo ricordo, in qualche ristorante, ma non lo escludo perché ovunque facevano, se c'era da incontrarsi si incontravano ovunque. Lei ha mai, lei ha mai conosciuto? Il ristorante Aloha d'Oro, lei lo ha mai conosciuto? Sì, certo che lo conosco. Era un ristorante preferito di Gavolo Vincenzo, di Nino Madonia, erano sempre là, quasi ogni sera. Là si facevano riunioni pure, nel senso, quando si andavano a cenare, all'ultimo quando rimanevano soli, si chiudevano là e facevano mattina, fino a mattina. Oltre che esponenti del vostro mandamento, c'erano anche soggetti esterni al vostro gruppo mafioso a questi incontri? Ma quando si facevano le riunioni, allora se era una cosa di mio padre, di mia madrina, parlavano già di loro. Quando c'erano le riunioni, si organizzavano, se vi ho detto, sempre a Vico Pepitone, era la base militare, tutti là, tutti gli esponenti di Cosa Nostra venivano di là. Quello era un punto di riferimento di Vico Pepitone. Villa Igea, il locale Villa Igea era l'albergo alle porte dell'Acqua Santa. Sì, era... mio papà era il padrone, là dentro era tutto ciò che voleva, mio padre aveva addirittura sapevamo che mio padre dei soldi del Big John, tutti questi miliardi, aveva una cassaforte dentro Villa Igea, li conservava il dottor, il direttore di Villa Igea, li faceva conservare là. Ecco, lei sa se Villa Igea è mai stata utilizzata per vostri per riunioni? Sì, sempre, la maggior parte della sera pure si vedevano là, si riunivano là. Finivano e se ne andavano dopo cena, se ne andavano a Villa Igea a bere champagne, a fare riunioni. Anche Gaetano Scotto, che era una persona che andava spesso a Villa Igea, Vito Lo Forte, assieme a me, stavavamo spesso a Villa Igea, perché c'era, all'epoca faceva il responsabile Nino Di Giovanni, che è poi diventato un motore alla fine dell'Acqua Santa, che stavamo là. Senta, lei ha mai saputo della uccisione a Vicolo Pepitone di un tale Giacomo Palazzolo? Ma uccisione, non lo so, sparato oppure strangolato? Perché uccisione, se a livello dentro Vicolo Pepitone. Lei ha mai saputo di persone strangolate a Vicolo Pepitone? Ah, di persone strangolate era più facile che avveniva. Io ho detto c'è stato un errore. Allora, l'avvocato, la maggior parte di Vicolo Pepitone si strangolava e si scioglievano nell'acido le persone. Bene. Però ho portato un esempio di Salvo Madonia, che è stata uccisa una persona che prima si stavano attirando nel tranello, questo se ne stava accorgendo e gli ha sparato dentro il garage di Vicolo Pepitone. Però sinceramente, se lei mi dice se è stato mai ucciso, qualcuno ha sparato a Vicolo Pepitone, no, in un omicidio di madre. Ma io non l'ho chiesto, no. Io non le ho detto sparato.
Le avevo detto di... persona mi uccisa. Mi faccio una domanda perché... Sì. Allora, le avevo chiesto se aveva mai saputo dell'uccisione di Giacomo Palazzolo a Vicolo Pipitone. Ma non avevo detto ucciso con colpi di arma da fuoco. Ah, ammazzato, io pensavo... È un nome che le dice qualcosa a Giacomo Palazzolo? Guardi, non... No, penso, non mi ricordo. In questo momento non mi ricordo. Avete... lei ha fatto già i nomi dei due... Li ha indicati poliziotti, Agostino e Piazza. Avete mai avuto notizie di persone che cercavano informazioni sui latitanti e che non erano appartenenti alla polizia? All'epoca si sì, dopo siamo venuti a sapere che queste persone, questi due poliziotti, erano in cerca di latitante. Sì, e io l'ho detto, oltre questi due poliziotti, lei ha mai saputo di persone che non erano appartenenti alla polizia o a forze dell'ordine, che però raccoglievano informazioni per la cattura di latitanti? Ma guardi, io mi sto ricordando così, cioè, non di preciso, c'è stato uno o due che erano, ma no, un poliziotto né servizi segreti, cioè persone delle borgate che... Si diceva che erano confidenti, che li pagavano se portavano delle informazioni precise dove si trovavano. All'epoca si parlava di mio padre, si parlava pure per Lucchese e Giuseppe, che cercavano a loro dare informazioni, però di preciso non le so dire più altro. Lei ha mai ricevuto informazioni o ascoltato discussioni in relazione alla presenza del pentito Totuccio Contorno in Sicilia poco prima della Daura? Allora, la cosa che sappiamo, a parte che sapevamo... tramite sempre mio zio, mio padre, che c'erano delle persone che avevano favorito questo pentito Totuccio Contorno a farlo scendere a Palermo, ma questa cosa poi l'abbiamo saputa dopo l'arresto di Contorno che è andata da Cavilla Milice, ma personalmente io non lo sapevo. Va bene. Senta, lei ha mai conosciuto un tale Armando Bonanno? Allora, Armando Bonanno era il papà di Francesca e Giovanni Bonanno, era sottocapo della famiglia di Re Sultana. Era uomo d'onore della famiglia di Re Sultana, sì, l'ho conosciuto abbastanza bene perché, ripeto, Bonanno, Galato, Madonia, erano sempre assieme. E poi con i figli ci ho cresciuto assieme, con Giovanni e Francesco Bonanno, eravamo come fratelli, bambini. Armando Bonanno è vivo? No, se stiamo parlando di Armando Bonanno, quello che ho conosciuto io, è stato con la Lupara Bianca nell'85. E le ripeto che anche una notizia che ho appreso da Nino Pepitone, sottocapo della famiglia dell'Acqua Santa, da mio zio Pino, da mio cugino Stefano, che si diceva che in via Imperatore Federico c'erano dei campi di calcetto, ma noi avevamo fatto un fabbricato qua dentro e avevano il corpo di Armando Bonanno strangolato, l'avevano messo in un pilastro qua dentro. Ma lei ha mai... Avvocato, se stiamo parlando di Armando sì, Bonanno... Sì, sì, stiamo parlando proprio di quello scomparso per Lupara Bianca. Sì, il papà di Francesca e Giovanni Bonanno. Ecco, le chiedo se quell'Armando Bonanno, lei ha mai saputo se è stato latitante nel territorio del vostro mandamento? Sì, vabbè, sì, certo che era latitante là, abitava in via Lucio Iuvara, un lattico, in via Lucio Iuvara c'era latitante là. Là andavamo a mangiare con mio padre, con Francesco Madonia, Ciccio di Ciapani, Pippo Madonia... prima dell'86 che le arrestassero sia Ciccio di Tapa, Ciccio Madonia che al figlio Pippo, nella casa in via Cimbali,
eravamo di casa, cioè era normale. Io andavo nella zia Linetta, che era la moglie dello zio Ciccio Madonia, gli portavo la spesa se aveva bisogno, andavo dalla signora Rosetta. Ora, lei ha mai saputo di un terreno nella disponibilità di Gaetano Scotto che era utilizzato pure per la come covo per latitanze? Sì, e l'ho detto poco fa, quando sono alla Canella, se lei sale da Villeggea c'è il primo distributore di benzina, poi c'è il secondo distributore di benzina sulla sinistra, all'epoca c'è la vecchia Mercedes e qua c'è la concessionaria Mercedes, qui dentro c'era un piazzale che poi si entrava e c'era una porticina in cui si andava in un giardino, una villetta, un giardino dove si mangiava, c'erano riunioni e si poteva ospitare latitanti tranquillamente. Che poi su questo terreno, vicino a questo terreno hanno fabbricato tutti i palazzi della famiglia Graziano, che era società di mio padre e di mio madre, soci di mio padre e di mio madre. Ha mai saputo se Armando Bonanno è mai stato lì durante la sua latitanza? Sì, questo sì, si sapeva anche nella zona nostra familiare, si sapeva che si nascondeva, perché era molto amico di Gaetano Scotto e lo gestiva anche lui. Ecco, però lei ha detto poi è scomparso per Lupara Bianca, quindi è stato ucciso. Lei sa chi lo uccise e su decisione di chi? Allora, la decisione quasi è stato quello che ho saputo, la famiglia di mio Madonia e di Salvatore Rina, perché si è smossa la commissione alle nuove, perché c'era un manco di soldi nella famiglia di Re Sultana, erano arrestati per un periodo di qualcuno dei Madonia, si era fregato dei soldi, un mancante dei soldi. Ma lo sta bene è stato fatto da Rino Madonia e da Salvatore Rina. Ho capito. Senta, lei prima, parlando di Matteo Corona ucciso, sì, lei disse che era legato a Vincenzo Puccio. Sì. Ecco, lei ha mai saputo di contrasti fra il gruppo di Vincenzo Puccio e un altro gruppo all'interno di Cosa Nostra? Ma il gruppo era il gruppo di Vincenzo Puccio, perché era alleato, perché all'epoca il capomandamento di Ciaculla all'epoca era Vincenzo Puccio. Poi c'ha avuto dei contrasti con Giuseppe Scarpa, ha avuto dei contrasti con i Corleonesi di Rina, perché lui era più... si è messo un contrasto con Rina. E allora lui, questo Scarpuzzetta, Giuseppe Greco, voleva fare tipo la guerra tra Salvorrina, con i Madonia, con i Ganci, e c'era questo Puccio che era più cauto a fare questa situazione. Poi il Puccio è andato in carcere, e allora anche l'omicidio di Pietro Puccio, il fratello, è stato partito da Piccolo Pepitone, che sono stato mio padre, i miei zii, Raffaele, e poi a Lucerno hanno dato il via di uccidere a Vincenzo Puccio, che ci sono andati dalla finestra, ma è partito dal Piccolo Pepitone questa situazione. Quando lei dice l'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, che sono partiti, sì, dal Vicolo Pipitone, dove è avvenuto questo omicidio? Dentro il cimitero dei Rotoli. Ecco, e quindi la vittima... Il mandamento è Re Sultana. Sì, il mandamento è Re Sultana. Lei ebbe notizia del motivo di questo omicidio e di chi partecipò? Allora, quello che mi risulta di partecipare, mio padre, c'è stato uno di un altro dei miei zii, tutto è partito di là, dico, dovete una prova a sparare, c'era, se non mi sbaglio, mio zio Raffaele, se non mi sbaglio, Salvo Madonia. Cioè, questo era il gruppo, però come era a conoscenza anche la famiglia del... di Vergine Maria,
che all'epoca era composta da detto Salvatore Cicero, Cicero e Nino Tarantino. Va bene. Senta, lei Gaetano Scotto è sposato? Sì, conosco la moglie, conosco già un bambino all'epoca, suo figlio era il nostro pupillo, non gli facevamo mancare niente, anche noi ragazzini. Quindi, si chiamava, se non mi sbaglio, Adriano, il bambino di Gaetano Scotto, Adriano. Quindi, poi lei... c'era una nipote della sorella Vanessa, che era amica nostra, stavamo assieme, il nipote Torino Orecchio era amico mio, eravamo sempre assieme. Sì, le chiedo, lei ha conosciuto personalmente la moglie di Gaetano Scotto? Sì, la conoscevo, sì, certo la conoscevo. Si ricorda come si chiama? Come si chiama? Non lo ricordo, ma una signora per bene, nel senso seria, per bene, come si usa nelle nostre famiglie. Ha mai saputo se la moglie di Gaetano Scotto era parente della moglie del poliziotto Agostino? No, questo no. Senta, Pietro Scotto, fratello di Gaetano, lei sa che attività svolgeva? A parte il traffico della droga, no, se aveva ufficialmente un lavoro. Sì, lavorava, aveva un posto statale, lavorava, se non mi sbaglio, all'Enel, una cosa del genere, sì, Enel, non mi ricordo, questa, una cosa del genere, aveva un posto di lavoro. E non sa se la sua attività di lavoro era utilizzata dal fratello Gaetano? No, tutto quello che loro facevano, poi hanno avuto anche come muratura, anche ristrutturazione, fabbricati, palazzi, case, faceva anche questa, c'era suo fratello Paolo pure, ma tutto dietro c'era Gaetano Scotto, perché le dico una cosa, avvocato, anche come mio padre, le sorelle di mio padre, i nipoti di mio padre, adorano mio padre tutt'oggi secondo me, perché è un suo idolo. È la stessa cosa di questa famiglia con Gaetano Scotto, era tutto lui Gaetano Scotto, tutta la sua famiglia di sangue, cioè è come un dio per loro. Ho capito. Lei prima ha parlato di un apparecchio telefonico strano che era utilizzato durante la latitanza di Gaetano Scotto. Sì. Lei sa se... Gaetano Scotto o Pietro Scotto si sono mai occupati di intercettazioni abusive? No, questo non mi risulta a me. Mi risulta che quel telefono non era normale e che quando volevamo parlare con Gaetano Scotto e Pierino Magri e Pierino Scotto ci facevano parlare. Non ho visto una cosa. Io ero uscito da poco da carcere, dopo 4 anni. Mi mandavano sempre i saluti, ma sapevo dov'era nella stazzura, questo sì. Ho capito. Senta, la sua famiglia o qualcuno della sua famiglia a Galatolo aveva una macelleria? Galatolo Pino, Galatolo Giuseppe, sì, via Ruggero Martorano. Cioè, proprio... Era di mio zio, quella intestatale, questa nuova erano un certo Rosario La Barbera e la moglie Luigina. Ma da una vita, dagli anni 80. Sì. Dagli anni 80, sì. Si tratta di suo zio Pino, padre sì, di sì. Angelo Galatolo? Sì, sì. Quindi lo stesso che le riferì le circostanze che lei ha detto prima? Sì, mio zio, fratello di mio padre, Giuseppe, Pino non lo chiamava. Sa se in quella macelleria, alle volte, quella macelleria veniva utilizzata per incontri fra esponenti mafiosi? Allora, quello che mi risulta al 100%, le posso dire che la maggior parte, quando cercavano l'urgenza di nomadonia o mio padre, per non venire a casa direttamente, perché non, difficilmente le azioni d'onore, dei mandamenti venivano senza autorizzazione a casa mia,
il punto di riferimento, tipo Giovanni Brusca che cava Nino Madonia, andava il mio Ruggero Marturana e gli diceva a mio zio, dove gli dice a Nino Madonia che gli devo parlare con lo Genzo, che gli devo insomma a tuo fratello, che gli devo parlare subito di urgenza, mio zio li andava a cercare, li portava in macelleria e dietro la macelleria parlavano, dentro la macelleria parlavano, facevano dei summit, si nascondevano dei soldi dentro la macelleria. Vabbè. Dentro la macelleria era la cosa che si nascondeva anche dei soldi. Dentro le celle frigoriferi tenevamo i soldi pure. C'è stato un periodo. Senta, lei ha mai conosciuto una persona vicina a Vitolo Forte che si chiama Andrea D'Angelo? Andrea D'Angelo? Sì, falegname. Guardi, Andrea D'Angelo, è una persona, se guardi, lo conosco, ma che non lo vedo tanti assieme anni, stiamo parlando di 30 anni fa. Sì, Andrea era una persona che c'è un periodo è stato vicino a Vitolo Forte, gli faceva pure comodista a Vitolo Forte. Sì, sono tanti fratelli che hanno la falegnameria all'Arenella. Va bene. Appartiene ai Busalacchi, però sono parenti imparentati con i Busalacchi. Va bene, due ultime cose relative alla presenza di Agostino e Piazza a Vicolo Pipitone, le occasioni in cui fecero accesso a Vicolo Pipitone. Può spiegare in dettaglio, per quanto possibile, i tempi, cioè quando furono visti le prime volte e le donne li individuarono come possibili guardoni, quando furono si pensò che erano collusi con quelli che venivano alle riunioni e quando invece si disse che erano cornutazzi. Se può spiegare i tempi. Avvocato, i tempi le posso dire che prima... Guardi, prima dell'attentato all'attentato al dottor Falcone, sì, queste persone venivano a livello, quando abbiamo saputo che erano delle polizie, dei guardoni, ancora non si sapeva. Dopo che è stato fallito l'attentato al dottor Falcone, abbiamo saputo che questi erano dei poliziotti. Però lei ha detto che era capitato in almeno un'occasione che quando Contrada e Aiello erano arrivati a Vicolo Pipitone e si erano incontrati con esponenti della sua famiglia, Piazza e Agostino avevano fatto accesso a Vicolo Pipitone e voi avevate pensato che fossero collusi, che fossero di scorta alle persone che erano arrivate. Ho capito bene? Sì, benissimo, ha capito, perché all'inizio non arrivava, cioè dove persone per entrare in Vicolo Pipitone devi conoscere quel punto, se no non lo sai che non puoi spuntare, non vai in nessun posto. Quando venivano per entrare queste persone, pensavamo all'inizio che erano dei poliziotti, tipo collusi con loro che li spalleggiavano. Okay. Poi invece è passato. E quindi ora la domanda è specifica: il passaggio da questa vostra idea che fossero spalleggiatori di quelli che accompagnavano quelli che venivano alle riunioni e il fatto che invece erano dei cornutazzi, la differenza la fa la vicenda della Daura? Sì. Quando quindi suo zio Pino, anzi suo cugino Angelo, racconta a suo zio Pino che aveva visto uno scendere dagli scogli, giusto? Sì. Chi era Piazza? Chi era Agostino, no? Il Piazza. Sì. Mio cugino ha riconosciuto all'agente Agostino. Che ora, già si sapeva che questo era il poliziotto. Bene. Lei ha detto di non essere stato presente quando Nino Madonia fece il rimprovero. No, però subito dopo l'abbiamo saputo poi. Quando è andato via Nino Madonia?
Lei ha sentito parlare suo zio Pino? Allora, è successo che mio padre, siamo saliti al primo piano da mia zia nel nostro palazzo dove abitavamo. Mi scusi se l'interrompo. Il rimprovero in quale stanza, in quale luogo dell'immobile è avvenuto? Nella casuzza. Ok. Erano due camere, una stanza dove facevano omicidi. Ok. E io presente non c'ero. Sì. Quando se ne vanno in Ovadonia, se ne salgono nel palazzo a casa di Cavallo Giovanna, la sorella di mio padre. Sì. E là mio padre ha rimproverato anche Giuseppe Cavallo, il fratello, Pino Cavallo. Sì. Dicendo che non ti permettere più a dire questa cosa in Ovadonia, la devi smettere, se dire a tuo figlio che ti deve fare i fatti suoi, punta e basta, è una cosa inutile, ha fatto danno, tutte queste cose. E qua ce l'avamo, sentivamo tutti perché è stata a casa davanti a tutti. Quindi questa parte invece è stata davanti a tutti e lei compreso? Sì, eravamo là dentro a casa, sì. Ok. Senta, sua zia Giovanna sarebbe la mamma di Stefano Fontana? Esattamente, sì. Ecco, Stefano Fontana aveva figli? Sì. Uno Gaetano è più grande, Giovanni, Angelo e Rita. Il più grande Gaetano Fontana viveva lì in vicolo Pipitone? Pure sì, però non a parte che abitava spesso, stava prima sempre con noi, con me e sua nonna, che era mia zia, però lui abitava quando senza a vicolo Pipitone, prima di entrare nel palazzo nostro, 50 metri prima, quindi una casa qua abitava Stefano Fontana con la moglie e i figli. Però io e mio cugino stavamo sempre assieme, Gaetano, perché dormivamo con mia zia e la nonna e la sua nonna. Io abitavo lei abitava al primo piano e noi abitavamo al secondo piano. Quindi anche Gaetano Fontana poteva avere possibilità di apprendere le cose che ha appreso lei? Certo, pure lui ce la capitava spesso, lui era pure con noi, anche era più piccolo di due qualche annetto, era più piccolo, stava sempre con noi, era faceva la guardia con me, la sentinella con me, pure, succedeva pure. Poi dicevamo regali da Santo Madonia, da Giuseppe Lucchese, ci compravano i motori, andavamo già alla tale piccola, io conoscevo Lucchese, Madonia, Salvo, ci volevamo bene come figli a noi. Senta, Angelo Fontana, fratello, allora, Stefano Fontana, sì, ha un fratello che si chiama Angelo? Sì, Angelo Fontana, ecco. Fa 63 se non mi sbaglio, sì. Lei sa se è collaboratore di giustizia? Certo, è collaboratore, sì, lo so, mi risulta. Ecco, le chiedo, Angelo Fontana frequentava vicolo Pipitone, partecipava alle riunioni, aveva conoscenza di quello che accadeva? Allora, Angelo Fontana conosceva tutti, come noi, tutti quelli che stavano a vicolo Pipitone, sapevamo chi era, ne parlavamo, con mio zio Pino, con tu, sapeva tutto. Solo che c'era una cosa che a volte, quando lui si è sposato, si è trasferito in America, scendeva solamente 2-3 volte l'anno. Ma era occorrente di tutto. Ecco, quando si trasferì in America? Prima del 90, 84, 85, questo periodo, dopo 84, 85, questo periodo di qua. E nel periodo in cui era in America si occupava di affari che riguardavano anche la sua famiglia? È stato uno delle persone assieme al suo socio Cavallo Giovanni che hanno fatto trasportare 600 kg di cocaina dalla Colombia a Palermo in Sicilia. Sarebbe il Big John? Il Big John, sì, che poi c'è stato il collaboratore di giustizia Gio Cuffaro che li ha fatti, sono stati condannati. Però mio cugino Angelo fino al 90-91 era la persona che saliva i soldi e salvava la mia
e dava dei soldi assieme a mio zio Giuseppe per portarli ai colombiani per chiudere il conto del Big John. Ok, quando ha parlato del Giovanni Galatolo che collaborava con Angelo Galatolo in America, sarebbe John Galatolo? È il socio. John Galatolo, è il suocero di mio cugino Angelo Fontana. È cugino di sangue, figli fratelli, con mio padre. Quindi, detto John. John Galatolo, sì. Ok. Un'ultima cosa. Non le chiedo più niente sui rapporti con forze di polizia, servizi segreti o altro. Lei ha mai saputo se Nino Madonia o altri personaggi del vostro mandamento avevano agganci in magistratura? Guardi, è una cosa che la sapevamo perché all'epoca si doveva, quando che mi personalmente a me, ne parlavamo con i miei zii. Io ho avuto un cugino, Galatolo Angelo, che è stato ucciso dalla polizia in via Ammiraglio Rizzo e via D'Andoglione, tra cui c'aveva un cognato, si chiamava Giuseppe, è marito di una cugina mia di sangue. E all'epoca so che Nino Madonia, mio padre, aveva raccolto 200 milioni e che Nino Madonia doveva buttare questo processo a terra perché c'era una corruzione di un giudice che è poi andata al male. E poi sull'omicidio del capitano Emanuele Basile, che è una cosa che poi sapevamo tutti che la prima volta ci sono riuscite e poi invece non si è potuto fare più niente. Questa è una cosa che lo sapevamo normalmente in Cosa Nostra. Sì, notizie precise di legami di soggetti attraverso i quali Nino Madonia o altri esponenti del mandamento potevano avvicinare i magistrati, non ne ha avute? No. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Cosa Nostra non faceva parte dei servizi segreti, questa persona era un cittadino comune che è stato ucciso, però di preciso non so il cognome e cognome chi è. Però non le escludo che l'ho riconosciuta in foto e questa persona è stata deceduta, è stata soppressa. Questo non le escludo. Io ho terminato, grazie. Sì, gli altri difensori di parte civile che l'avevano dedotto? Presidente, solo una domanda a proposito, Avvocato Repici, a proposito degli immobili di Gaetano Scotto. Signor Galatolo, lei ha mai saputo di un edificio costruito da Gaetano Scotto e i cui lavori furono sospesi? Sì, ma questo nei primi anni 80 è stato suffabbricato. Dentro l'Arenella, dentro i vicoli dell'Arenella, tutto fino a quando era ragazzo era sequestrato, l'aveva fatto lui, è stato sequestrato, abbandonato, poi. Ecco. Sì, ma perché non mi posso dire il punto, se no mi ci porterei io dov'è? No, ci mancherebbe. La domanda è una. Lei. Sì, era suo. Se non mi sbaglio, era intestata al ricorso dei Fava, se non mi sbaglio, e poi invece di Gaetano Scotto. Lei ebbe notizie sui lavori, su chi aveva lavorato per Gaetano Scotto? No, ma erano sempre cose che faceva lui, nel senso. Era uno che. Cioè per risparmiare faceva lui delle cose, delle ditte suoi, che faceva la parola per la via, se no che era intestata a lui. Ma lei notizie in dettaglio non ne ha? No, che era suo e il palazzo sequestrato a lui, sì. Va bene, questo sì. Va bene, grazie. Nessun'altra domanda? Gli altri difensori che l'avevano dedotto, Avvocato Scorsolo? No, senta, signor Galatolo, lei ha detto che quando ha iniziato la sua collaborazione, se non ho annotato male, novembre 2014, è così? 14 novembre, sì. 2014. Diciamo, lei era detenuto in quel momento? Sì, mi trovo a 41 bis a Parma. E perché reati era detenuto? Prego. Sì, avevo 416 bis, estorsione, 513 bis. Ma erano. Sì. Era in custodia cautelare o era già definitivo? No, in custodia cautelare, mi ero arrestato a giugno 2014. Ah, quindi. Poi da carcere di Don Mezzo mi hanno portato a
Parma. Ho capito. Senta, e lei a quel punto, diciamo, quindi era stata arrestata a giugno 2014, a novembre 2014 come matura la intenzione, la volontà di collaborare? Sì, signor Presidente, la maturo questa cosa perché nel 2014, prima mi arrestano a Mestre. Allora sì, mi porta nel primo carcere più vicino, è Venezia. Siccome là non c'è l'alta sicurezza, e dopo 15 giorni così mi trasferiscono a Tolmezzo. Tolmezzo ci sono altri detenuti, tra cui un certo Fiore, di Fiore, che è avuto nella famiglia di Baglieria, in cui si parlava, parliamo chi c'è, ci hanno trasferito, ci hanno fatto, a me me l'ho portato qua, a mio suocero l'hanno portato a Torino, se non mi sbaglio. Dice, è uscito, dice pure il tribunale, lo sai che il tribunale dice, lui, questa persona veniva da Palermo, aveva finito un processo, dice, sai, dice che lo zio Vincenzo dice è stato scarcerato, assieme a San Vincenzo Graziano, ed era la persona che aveva in custodia 200 kg di esplosivi. Quando ho sentito questa cosa, che già è stato scherzato, siccome per fare questo discorso al dottor Di Matteo, lui era l'unica persona più approfondita a continuare a fare questa situazione, penso è andata a 41, e di là sinceramente dopo mesi ho pensato, ma perché non la finiamo per una volta e per sempre questa cosa nostra, cosa nostra, che aveva già 40 anni che mi tormentava la vita, sta cosa nostra, e per dare sinceramente non mi vergogno, per dare anche un futuro ai miei figli. E così ho deciso di fare questo salto, ma per me è molto difficile, signor Presidente, vengo da una famiglia non mafiosa, dagli anni 30, agli anni 40, mio zio, papà di mio padre, lo zio di mio padre Tanalate, che è stato ucciso, cioè viene una famiglia storicamente di Cosa Nostra, e mi creda, io ho detto anche nei primi processi, amerò mio padre per tutta la vita, ma da padre e figlio, ma lo scongiuro da uomo di Cosa Nostra, quello sì, perché papà è stato quello che mi ha messo al mondo, mi odia, mi vuole uccidere, vuole uccidere i miei figli, farebbe tutto per dare soddisfazione a Cosa Nostra, pura, qualsiasi, ma io a mio padre lo vorrò sempre bene da padre, però non da padre Cosa Nostra, mi spiego, quello sì, signor Presidente, quindi... fatto per un futuro per i miei figli e per non far scongiurare un altro dottor Di Matteo, lo diventa un altro dottor Falcone. Quindi perché si sarebbe dovuto occupare questo Vito Graziano, era quello che teneva l'esplosivo? Vincenzo Graziano. Vincenzo Graziano. Sì, Vito è lei. Sì. Vincenzo Graziano che teneva l'esplosivo? Sì. Va bene, senta, lei quando poi a quel punto ha deciso di collaborare, ha subito confessato tutti i suoi reati, i suoi delitti, compresi quelli per cui era in custodia? Sì, tutto quello che ho fatto, tutto quello che c'era da dire, ho detto tutto. Qualche cosa, ripeto, signor Presidente, all'inizio magari l'emozione, no, io sono stato male. No, d'accordo, no, questo lo ho detto. No, io ho consegnato tutti i beni, ho beni immobili, società, tutto, ho dato tutto. Io oggi vivo, oggi sono detenuto, perché devo scontare un definitivo che... Vabbè, adesso non scendiamo nel particolare della sua situazione, per ragioni anche sue... Ma dico, quindi lei dice io ho dato tutto anche sul piano patrimoniale, tutto quello che aveva accumulato? Tutto. Tutto, ma significa tutto. Lei di che reati si è accusato, signor Galatolo? Reati per i quali ancora non era... Questa tentata strage che sono stato condannato all'esplosivo, c'erano delle estorsioni, c'era il capomandamento, non lo sapeva nessuno chi era il capomandamento, mi dicono che era il responsabile della famiglia dell'Acqua Santa. Quale strage di quale strage parla? No, dico io, ho parlato della strage degli Adamelio, ho fatto... Ma parliamo di reati suoi, signor Galato. Di sono che i miei reati questi sono, signor Presidente, questi sono i miei reati. Cioè l'essere estorsioni, capomandamento dell'Acqua Santa? Sì, della Sultana, sì. Lei, adesso non lo so, glielo sto chiedendo, si è accusato anche di omicidi, di... No. Omicidio. Senta... soltanto veramente qualche chiarimento che potrebbe essere sfuggito a me. Lei a un certo punto, abbiamo già abbondantemente parlato delle varie
vostre interpretazioni iniziali sulla funzione di questi due signori, che poi abbiamo scoperto essere, avete scoperto essere Piazza e Agostino, prima anche ritenevate che fossero guardoni, ma quando è che poi avete concretamente non solo saputo che erano appunto poliziotti e i nomi di questi poliziotti, ma anche che erano poliziotti che cercavano latitanti? Semplifichiamo la domanda, non so se sono stato chiaro, se mi può veramente chiarire proprio definitivamente questo punto. Cioè, voi vedevate queste persone, a un certo punto quando è che lei e voi all'interno della sua famiglia avete saputo che queste persone che vedevate lì frequentare il vicolo Bibitone erano poliziotti, non erano collegati, non erano a supporto degli altri che voi avete visto entrare, parliamo di Contrada e Aiello, ma erano invece impegnati, aspetti, impegnati nella ricerca dei latitanti, me lo spiega questo punto? Allora, dopo questa cosa l'abbiamo saputa dopo il fallito attentato alla Daura. E anche poi mio zio, poi mio zio ci ha riferito chi erano, è venuto a sapere chi erano queste persone. Suo zio? E quando Giuseppe. Sì, questo l'abbiamo saputo dopo chi erano effettivamente. E poi nelle carcerazioni si parlava che dicevano che erano due che... Sì, ma nelle varie carceri in che anni parliamo? Lì voglio sapere quando è che l'ha saputo lei la prima volta. Poi certo, magari parlando dopo l'ha saputo anche dopo. Sì, no, la prima volta, diciamo, io prima che mio zio ancora era fuori, mio zio Pino, nel 90, 91, questo. Quindi lei ha saputo che queste due persone erano poliziotti e anche che cercavano latitanti? Sì. Lei poi va bene. La stessa domanda, cioè che quelle due persone, quando lei ha visto, lei ha parlato in particolare di una volta in cui ha visto arrivare sostanzialmente contemporaneamente, ma in marciapiedi diversi, Contrada e questa persona Aiello con la faccia, diciamo, con questi sfigurata, diciamo, in parte sfigurata. È così? Sì. Sono arrivati assieme ma in marciapiedi diversi e poi sono entrati tutti nella casetta dove c'erano suo padre, Madonia. Sì. Oh, sì. Questa è l'unica volta. Scotto, giusto. Questa è l'unica volta in cui lei ha visto arrivare a Vicolo Bibitone sia l'uno che l'altro, sia Aiello che Contrada, o li ha visti più altre volte lì? No, Aiello e Contrada assieme, se non mi sbaglio, una volta sicuro, se non mi sbaglio c'è stata una seconda volta, una volta sicura, sì. E separatamente? Separatamente veniva, di più veniva Aiello, qualche volta in più ho visto Aiello. Ma la domanda è... Signor Presidente, se non mi sbaglio è stata una volta sola che è entrato Contrada con Aiello. Una volta sola. E poi invece Aiello più spesso, quindi Contrada poi a solo lo ha mai visto entrare lì? No, sì certo, con l'avvocato Clemente pure veniva. Con l'avvocato Clemente. E l'accompagnava, e ci tornava e scendeva mio padre che voleva parlare con il Madonia, mio padre lo andava a prendere e lo riportava a casa. Solo che, ripeto, e lo voglio specificare, l'avvocato Clemente non l'ho visto mai partecipare a una riunione con queste persone. Lui aspettava sempre fuori, a volte c'era mio zio Pino, con mio zio Raffaele, che gli parlavano così, salutavamo per i fatti suoi. Non partecipava. Sì, ma io volevo arrivare a questo. Lei, che chi erano queste due persone, cioè Contrada e Aiello, lo ha saputo subito, lo ha saputo dopo? Cioè, dopo l'ho saputo io. Come, scusi? Dopo. Dopo l'ho saputo chi era. Quindi lei li vedeva solo arrivare, ma non sapeva di chi si trattasse. Sì. E quando lo ha saputo che il ruolo di queste due persone, diciamo, i nomi di queste due persone? No, a livello di più di Giovanni Aiello, mio zio me ne ha parlato per i segreti domiciliari e diceva che c'era una persona, quando si parlava di persone, Gaetano Scotte, si parlava di questo faccia da moscio, che era una persona che era dei servizi. Mi spiego. Poi io l'ho riconosciuto in fotografia subito, chi era, sia nella foto precedente, quando era giovane, che quando non era giovane. Questo poi quando ha iniziato a collaborare? Sì. Questo sì. Quindi, per chiarire definitivamente, signor Galato, lei
di un eventuale coinvolgimento, per quello che ha saputo lei, di Scotto Gaetano nel delitto Agostino. Lei lo ha saputo, sì. Ha detto da suo? Mio cugino Stefano Fontana. Stefano. L'anno 2003-2004. Però che queste cose a mio cugino Stefano Fontana sono state riferite da Galato Giuseppe, lo zio, diciamo, nostro zio. Anche lui ci ha confidato, però quello che pensavamo noi sinceramente era che già mio cugino Stefano li sapeva, essendo uomo della famiglia dell'Acqua Santa, e la conosceva. Difatti lui stesso poi ci dice che è stato di nomadonia, c'è di nomadonia, e che l'hanno ucciso la moglie incinta perché aveva riconosciuto Gaetano Scotto. Un attimo soltanto. Quindi, diciamo, questo fatto non era così una voce all'interno della vostra famiglia. Lei proprio lo ha detto espressamente, specificamente, Stefano Fontana. Sì, sì, come sì, lei sì, nell'incidente probatorio dice, si parlava, c'era la voce che girava che era Tanino Scotto, c'era la voce che era stato nella nostra famiglia, che era stato tipo Gaetano Scotto, questo stiamo parlando all'inizio, signor Presidente, dopo che è successo l'omicidio si parlava così in famiglia, loro parla mio zio, ma poi la conferma, uno deve dire le cose precise, la conferma sì. Io ce l'ho avuto nel 2003, quando con mio cugino in carcere eravamo. L'ha avuto la conferma che il mio cugino mi ha detto la motivazione perché è morta la signora Castellucci, perché aveva riconosciuto la Tecno Scotto, e che in Omadonia era stato anche lui il killer. Questo sì, che infatti dove chiama passava in Omadonia morivano chiunque. Sì, questo l'ho detto. Va bene, pubblico ministero? Nessun avvocato? Prego. Solo una, Presidente. Prego, avvocato. Avvocato Repici. Signor Galatolo, quando lei vide l'avvocato Clementi che accompagnava la persona che poi lei seppe essere Contrada, lei chi fosse l'avvocato Clementi lo sapeva già o lo seppe dopo? Era l'avvocato di mio padre, l'avvocato di Madonia, se quindi, lo sapevamo. Chiedo. Quindi lo sapeva già a quei tempi che fosse sì, l'avvocato sì, Clementi? Sì, quello sì, 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 era di famiglia l'avvocato Clementi, una sera sì, una sera no, era a casa mia pure. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Allora.